Siamo alla Due Biscavi di Massa, nata nel 2015. Ci occupiamo di asfalti, trasporto inerti, demolizioni, movimento terra. Alle nostre spalle abbiamo la serie limitata Turbostar. Purtroppo quando esisteva il vero Turbostar ero ancora piccolo e ci siamo presi questo. L'abbiamo scelto per la bellezza, perché ci piaceva, perché il venditore ce l'ha consigliato, ce l'ha fatto vedere e ci siamo innamorati appena vista le prime foto. Abbiamo chiesto se ci portavano a vedere il prototipo che era su a Torino. Dopo aver visto quello abbiamo deciso di acquistarlo. Me lo sono perfezionato a mia scelta, a piacimento. I primi giorni che l'ho avuto per strada vedevo tutti che si giravano e in effetti è un orgoglio avere in casa un mezzo del genere. Si guida benissimo, ma non ha niente da invidiare ai marchi così tanto blasonati. E per quanto riguarda l'assistenza e la concessionaria, ci appoggiamo alla concessionaria Ghetti di Sarzana. A oggi non abbiamo avuto grossi problemi da dover risolvere e quindi siamo contentissimi dell'assistenza e del post vendita anche da parte del venditore, perché ci sta mettendo del suo, è sempre presente e disponibile in qualsiasi nostra richiesta. Abbiamo scelto un Turbostar innanzitutto perché abbiamo visto subito il mezzo e ci è piaciuto. Abbiamo deciso di prenderlo perché alle spalle, oltre al discorso della macchina, della comodità e tutto, c'è anche un discorso con gli autisti. La macchina poi l'ha presa il mio socio, la usa lui, è una persona d'esperienza, già aveva visto le macchine precedenti, in questo caso il Turbostar, una macchina che ha fatto la storia dell'Iveco e è sempre stata la sua passione. Quando abbiamo visto col venditore la prima foto, subito abbiamo deciso di volerla prendere e una volta visto ce ne siamo innamorati. Volevamo il numero più basso possibile che si potesse. Abbiamo preso questo e ad oggi siamo contentissimi. La macchina lavora su vari cantieri, sia autostradali, cantieri anche un pochino più difficili, dove magari non sarebbe adatto un bilico, ma riusciamo ad andarci lo stesso. Noi le macchine tutte cerchiamo di personalizzarle, perché quando usciamo fuori vogliamo farci distinguere rispetto agli altri. Già la macchina come questa era perfetta. Ovviamente abbiamo cercato di metterci qualcosa anche di nostro, in modo che quel numero, che era una serie limitata, diventasse ancora più limitata. Era il 1989, era il mio secondo anno in Iveco ed era l'epoca del lancio del 190-48, il Turbostar, il veicolo che ha fatto la storia del trasporto italiano con i suoi 50.000 esemplari prodotti, un veicolo iconico per la storia del trasporto italiano. 33 anni dopo, il lancio del Iveco S-Way 570 cavalli versione Turbostar. Ciao Alessia. Ciao Andrea. Siamo alla fine delle nostre pillole. Iveco Way Ambassador ci ha accompagnato un anno e dall'Industrial Village, dove avevamo un Iveco S-Way alle nostre spalle, non potevamo che finire con un altro S-Way in questa bellissima colorazione e soprattutto con questa edizione del Turbostar. Che dire di più di questo viaggio? Allora, hai detto bene Andrea, è stato un lungo percorso, grazie di essere stato il mio compagno di avventura, il ringraziamento va anche a tutti i clienti, i concessionari, i colleghi che ci hanno permesso di portare a termine questa avventura e che dire, chiudiamo in bellezza. Chiudiamo in bellezza e lo facciamo con una carrellata di nostri ambasciatori, perché sono stati letteralmente ovunque sul territorio, con ogni tipo di mezzo, in ogni condizione. Un viaggio che ci ha appassionato, possiamo dire, dal primo all'ultimo giorno. Assolutamente sì. Vogliamo lasciarci con un ultimo messaggio? Ci vediamo sulla strada del cambiamento.